Buongiorno, giorno numero 1 del nuovo weekly vlog. Martedì scorso è uscito l'ultimo video di questo genere e oggi si riparte con una nuova settimana bomba. Fortunatamente questa volta dal lunedì e finirà la domenica. E per iniziare la giornata al meglio, ovviamente doccetta tattica fatta poco fa, adesso caffettino e si parte con le varie zoom della giornata. E inoltre più tardi andremo al sushi assieme ad altri ragazzi del team, quindi documenterò ovviamente tutta la giornata assieme. Ed eccoci arrivati al sushi. Io e altri ragazzi del team abbiamo deciso di fare una bella mangiata assieme per parlare un po' di lavoro e soprattutto mangiare sushi come se non ci fosse un domani. Come vedete anche dalle immagini che vi lascio a schermo, ci siamo veramente strafogati di sushi e io non la smettevo più di mangiare. Ho mangiato tipo 25 pezzi di nigiri, stavo letteralmente esplodendo, ma va bene lo stesso. Cos'è che hai detto l'ultima parte? Ho detto mangiate carboidrati e non esagerate col sushi, tipo 60 pezzi di sashimi, troppo. Però adesso tutto lo vedo da Discovery Channel. E subito dopo il sushi ho preparato tutto il set qua dietro per registrare alcune parti dello scorso vlog settimanale. Quindi registro il video e poi alle 18 alcune zoom da fare. Attenzione, attenzione, formazione esclusiva per chi è in azienda. Tanta roba, un sacco di valore. E ovviamente ad orari sobri si cena. 21:23, qua sta andando l'acqua sul fuoco e qui zoomettina tattica. Buongiorno! Oggi è martedì 30 agosto e sono esattamente le 12:16. Ho appena finito di fare una zoom e qua potete vedere l'ammontare di contatti che abbiamo portato in questa zoom. 12, 7, 11, 3, 3, siamo fortissimi. Oggi sarà una giornata abbastanza noiosa ma piena di zoom. Adesso vi faccio vedere il calendario. Ecco qua il calendario: dalle 13 in pratica fino alle 22 avrò diverse zoom da fare con un po' di tempo per respirare qua in mezzo, quindi oggi non ci sarà troppo da vloggare, ma va bene lo stesso. Adesso che ho un po' di tempo libero preparo qualcosa da mangiare per oggi e poi si continua con tutte le varie zoom da fare. E qua sto cercando di cucinare un qualcosa di sano, due hamburger, una mozzarella, qua ci sono in preparazione dei piselli, troppi in realtà, e lì pensavo di prendere delle gallette per avere comunque dei carboidrati all'interno del pasto. E nel mentre che si cucina tutto, tac, si guarda un bel video su YouTube di Klaus. Devo dirvi che non è per niente invitante, soprattutto la quantità di cosa che sto mangiando, cioè questa è la mia mano, ok? Però sono tutte cose che mi piacciono, quindi all good. Sono le 14:29, il video è uscito da circa una mezz'oretta e ci sono un po' di like, ma la cosa più bella, i commenti. Attenzione, attenzione, a tutti è piaciuto il primo episodio e quindi eccoci subito qui a registrare il secondo. E subito dopo mangiato ecco qua una zoomettina tattica con un ragazzo che ha deciso di intraprendere questo percorso con noi. Ennesima zoom della giornata andata, mi stanno esplodendo gli occhi come vedete, e nel mentre mi sto mangiando una barretta proteica, 30 grammi di proteine in non so quanti grammi di barretta, ma va bene lo stesso. È tipo potentissima, voi la mangiate e diventate dei rock all'improvviso. Stavo iniziando a mangiare nel mentre che guardavo questo video e poi mi sono ricordato di star facendo anche un vlog. E quindi ecco qua salmone che sembra dalla fotocamera arancione proprio come non so cosa, e pomodorini. E nel mentre si guarda il grande Luca Valori. E nel mentre che si ascolta la zoom si pulisce la gabbietta del cricetino. Guarda che bellino, piccolino. Eccolo qua. Visto che avevo dei capelli di merda mi sono messo sto cappellino e sembro un trapper americano, ma comunque gabbietta del criceto lavata. E in tenuta ginnica si va in palestra. Ed eccoci qua. Ho voglia di allenarmi? Assolutamente no. Ho voglia di fare gambe? Assolutamente no. Ma so dove sto andando e so che questo fa parte del processo. Comunque, ridendo e scherzando, sono esattamente 3 mesi che ho iniziato ad allenarmi. Vi lascio qua a schermo un attimo com'è la mia condizione di adesso e direi niente male, cioè in 3 mesi di lavoro ovviamente mi sto allenando abbastanza, 3 o 4 volte a settimana minimo, però mamma mia. Arrivato a casa adesso ed è 1:44 di mercoledì 31. Adesso faccio delle cose al PC e poi vado a letto, quindi buonanotte. Buongiorno, oggi è mercoledì, sono le 9:20 e mi sono appena alzato. Alle 11 avrò la prima zoom e adesso mi vado a fare una doccia perché guardatemi, non sono molto presentabile, devo tagliare questa barbetta strana e quindi vado, mi preparo per essere pronto con le prime zoom della giornata.
E siamo operativi, prima Zoom della giornata, eccola qua. Zoom finite, adesso si cucina da mangiare. Oggi farò della squisita pasta con tonno e pomodorini. Molto semplice ma molto buona. Ed ecco qua 220 grammi di pasta, 100 grammi di pomodorini e due scatolette di tonno. Mamma mia, fortissimo. E nel mentre mi ascolto un podcast. E ora caffettino e si vola in Zoom. Attenzione, attenzione, sono le 20.05. Ho finito tutte le Zoom che dovevo fare quest'oggi. Adesso sono pronto per uscire. In realtà sono in ritardo perché dovevo partire 5 minuti fa, ma fa niente. Quindi adesso prendo tutte le varie cose e si esce di casa. E ora mi aspettano esattamente 30 minuti di macchina, quindi chiudo la registrazione se no mi schianto. Come sentirete sicuramente sta diluviando e sono appena tornata a casa, quindi adesso scendo dalla macchina e mi laverò di sicuro. Comunque mi ero dimenticato le finestre aperte in questo modo, cioè quindi non è entrata acqua, però si potevano sporcare i vetri, ma non è successo, quindi sono fortissimo. E adesso sono le 3.18, quindi direi che è ora di andare a nanna. Buongiorno! Oggi è giovedì 1 settembre, sono le 12.26. Ed è appena finita la prima Zoom della giornata, durata circa un'oretta e mezza. Abbiamo fatto un bel po' di contatti in generale e comunque si spinge sempre. Adesso ho un sacco fame perché non ho fatto colazione, quindi mi andrò a preparare qualcosina. Comunque volevo un attimo ragionare con voi di quanto passi velocemente il tempo. Sembra ieri che mi sono messo a programmare l'anno, a fare i buoni propositi, ed è già il 1 settembre. Vuol dire che 8 mesi, 2/3 dell'anno se ne sono già andati. Manca un terzo, 4 mesi di puro focus per la mia attività o comunque i vari business online o business in generale. Settembre in realtà è come se fosse gennaio, si ricomincia tutto da capo, quindi io sono carico come non mai. Ovviamente non mi sono fermato un secondo neanche in estate, ma adesso si spingerà ancora di più e ovviamente documenterò il tutto. Voi invece fatemi sapere magari qua sotto nei commenti che cosa farete, se avete progetti in ballo, magari adesso ricomincerete la scuola, il lavoro, l'università. Raccontatemi un po' perché voglio rendere comunque questi video anche molto interattivi. Ma comunque non stiamo qua a parlare, si va subito a cucinare. Comunque oggi non ho molta voglia di cucinare, quindi mi farò delle squisite carote, non so in che modo, giusto per avere delle verdure, mozzarella, 3 uova e del pane tostato. Non mi giudicate per cosa ho creato, però comunque sono tutte cose che mi piacciono, quindi ci siamo. E dopo aver mangiato è arrivato il momento di pulire tutta la cucina, non ho per niente voglia. E voilà, eccoci qua. E adesso si va ad editare. E tra esattamente 9 minuti ho la prossima Zoom. Stasera farò una formazione per alcuni ragazzi del team e quindi sto preparando le slide qua. Cose, o le faccio in modo professionale o non le faccio nemmeno. Cena andata, in pratica mi sono mangiato mezzo chilo di pollo da solo, però va bene lo stesso. Adesso caffettino, se no svengo, muoio. E tra esattamente un'ora avrò la penultima Zoom di oggi. Comunque nello scorso video ho ricevuto alcune domande sulle Zoom che faccio durante la giornata, perché molti di voi giustamente si sono chiesti: fai un sacco di Zoom, ma cosa fai all'interno? Quindi vi spiego in un minutino di che cosa mi occupo, comunque cosa faccio durante la giornata. In pratica io collaboro con un'azienda che si occupa di offrire dei servizi finanziari alle persone e io mi sono creato un team all'interno che ad oggi 1 settembre conta circa 110 persone e io all'interno di queste Zoom che faccio durante la giornata faccio più cose. La prima cosa è sentire i ragazzi del team, quindi fare Zoom private con loro. Un'altra cosa può essere fare una Zoom di presentazione, quindi qualcuno di voi che è magari interessato anche lui a mettersi sotto e lanciarsi all'interno di questo progetto, appunto faccio una Zoom con lui per andargli a spiegare il funzionamento. Altre tipologie di Zoom sono Zoom di formazione, dove io formo altre persone su cose che ho testato su me stesso, cose che io so e che possono essere utili agli altri. Quindi faccio diverse cose, alcune sono Zoom di gestione, troppe Zoom, un sacco di Zoom da fare durante la giornata che mi permettono di tenere tutto sotto controllo e crescere pian piano. A livello di quantità sicuramente qualcuno di voi si sarà chiesto: ma è normale fare così tante Zoom? Ma effettivamente così non ti godi la vita? E vi rispondo dicendovi una cosa, ovvero che io lo sto facendo apposta. Io potrei tranquillamente lavorare 1-2 ore al giorno e comunque portare avanti pian piano questa attività, però
proprio voglio scalare. L'obiettivo che vedete nel titolo non è solo un titolo, da 0 a 5k l'obiettivo è 5k e quindi si spinge all'infinito per raggiungerli il prima possibile. Comunque non è neanche un obiettivo così tanto distante, quindi godetevi il processo e ci arriviamo assieme. Zaino in spalla e ora si va in palestra. Arrivati in palestra e comunque per essere mezzanotte 27 devo dire che ci sono abbastanza macchine. È troppo bello quando non hai voglia di fare una cosa, tipo allenarti, ma poi la fai e sei soddisfatto di ciò che hai fatto. Cioè, è troppo bello. Certo che scendere le scale dopo aver fatto gambe è abbastanza complesso. Sono appena arrivato a casa e sono le 2:09, quindi direi che è arrivata l'ora di andare a letto. Buonanotte. Buongiorno. Mamma mia che faccia da addormentato. Quest'oggi ho dormito veramente poco e lo potete notare dalla mia faccia, ma mi sono alzato così presto perché devo portare l'auto dal gommista per fargli cambiare le gomme. E ovviamente ho l'appuntamento alle 8:30 del mattino, ovvero tra 12 minuti. E ora sono le 11:34 e siamo in Zoom da circa mezz'oretta. E come ogni mattina l'obiettivo è portare più contatti in assoluto, quindi ci vediamo più tardi. Comunque Zoom andata, mi sono fatto un power nap veloce perché sto veramente morendo. E ora si prepara da mangiare. Oggi mangerò un po' di pasta al pesto, nulla di troppo pesante perché sennò veramente svengo. Ho appena controllato l'ora e sono le 16:47 e tra poco devo uscire il video, ma non avevo ancora editato niente, quindi lo sto editando in questo momento. Devo dire, una serata un po' particolare, diciamo sono un ragazzo come tutti gli altri, un maranzotto di fiducia, quindi sto guardando Bake Off Italia e nel mentre cucino. Ah sì, ovviamente sono le 21:35, io per imitare Bake Off mangerò dello squisito merluzzo con uno squisito mix di verdure, giusto? Ok, forse sono un po' troppi, non ho calcolato le quantità, ma fa niente. E ora mi farò 200 grammi di merluzzo. Allora, diciamo che c'è stato qualche problema tecnico con il merluzzo, qua ci sono le verdure e mi ispirano molto, quindi buon appetito. E dopo mangiato, visto che non avevo troppe cose da fare, ho detto ma perché non passare la serata a riordinare completamente una stanza della casa. Mi sembra un'ottima idea, insomma. Ed eccoci qua, apriamo la porta, bam, accendiamo la luce e ci siamo. È molto più ordinato. Qua sono tutti scatoloni da buttare, qua un po' di rovine, materassi vari. Lì sono delle scatole con cose da tenere, quindi ottimo. E qua delle cose da anche qui portare via. Quindi rimarrà solo la sedia, con le due robe lì, col materasso, aspirapolvere, queste robine. E poi sarà molto molto più libero. Quindi sono soddisfatto. Ma comunque si è fatta l'1:46. E direi che per oggi è tutto e quindi si va a dormire. E noi ci rivediamo direttamente domani. Buongiorno. Oggi è sabato, sono le 8:32. E come prima task della giornata dovrò andare a tagliare questi capelli. Quindi mi devo preparare perché ho l'appuntamento alle 9 e sono in ritardissimo. Comunque ci siamo, taglio fatto e adesso si torna a casa, quindi a più tardi. E ora con il nuovo taglio tattico, li ho già scombinati, però fa niente, si vola nella prima Zoom della giornata. Doccia fatta, adesso tocca subito cucinare, oggi hamburgerini che se non li controllo li brucio, un qualcosa al volo perché sono abbastanza di fretta. Sono pronto, profumato e cambiato e adesso si va road to Arese. E ovviamente come sempre sono in ritardo, quindi direi che è meglio andare. Dai, solo 15 minuti di ritardo, che sarà mai? Comunque in questi vlog mi sono reso conto di una cosa, prima di tutto alziamo i finestrini che sennò non sentite un cavolo. Mi sono reso conto di una cosa, ovvero che la mia vita sia composta di tre cose: uscire ogni tanto, lavorare e allenarmi e basta. E mangiare, ogni tanto dormire, cose di questo genere.
Attenzione, attenzione, sabato sera ci si va a divertire in discoteca, mi raccomando, eh. Sono le 23:35 di sabato sera e io sono qua a fare caroselli. Ma ovviamente, ma per forza. I piani sono molto semplici. Adesso carico questo carosello, lo metto nelle bozze di Instagram, poi inizio ad editare il video che state guardando in questo esatto momento e poi vorrei andare in palestra verso mezzanotte, quindi tra più o meno una mezz'oretta andare, perché sono stanco dal punto di vista fisico, le gambe non le sento più, però ho un sacco voglia di andare e spingere come un pazzo. Poi oggi è sabato, sono andato l'ultima volta giovedì, quindi ci starebbe anche. Ma comunque adesso continuo e vi aggiorno più tardi. È 00:16, io sto continuando ad editare il video e visto che è già tardi e voglio allenarmi, io direi di andare in palestra. Buongiorno, oggi è domenica 4 settembre e mi sono alzato volutamente molto tardi. Infatti mi sono alzato alle 10:30 in modo tale da recuperare un po' il sonno perso nelle ultime settimane. Anche se poi facendo dei calcoli ho dormito 7:30, quindi non è che abbia recuperato chissà quale sonno. Ma comunque vi spiego un attimo i programmi della giornata. Adesso zoom mattutina alle 11, ore 12 si va da mia nonna a mangiare e nel pomeriggio ho ancora varie zoom da fare più alcune tasche che vi racconterò più tardi. Quindi non perdiamo altro tempo, caffettino e si va a comandare. E ci siamo, zoom andate e adesso si va a casa nonna per un bel pranzo tutti assieme con i parenti. E tra una zoom e l'altra, tac, si continua sempre a mangiare. Ma comunque direi che questo video è giunto ufficialmente al termine. Questa settimana è stata caratterizzata da uscita al sushi con il team, zoom su zoom su zoom su zoom. Ma state attenti perché settimana prossima nel weekly vlog troverete delle novità assurde, perché parteciperò a ben 2 eventi dal vivo dell'azienda con la quale collaboro. Quindi mi raccomando, tenetevi molto forte e soprattutto tenetevi ancora più forte per la settimana dopo, quindi la settimana 4, perché andrò a partecipare ad un evento dal vivo con più di 10.000 persone. Ok, questi sono dei piccoli spoiler solamente per voi che siete rimasti fino alla fine, quindi vi ringrazio, ringrazio te che sei rimasto fino a qua e noi ci rivediamo martedì prossimo alle 14 con un nuovissimo video. Ciao! I wake up, flex, I'm down that, check, no drip this, tell 'em run it up, no sleep, no rest, might crash, might